comincia l'Italia. Questa è l'estrema punta occidentale della Sicilia, Capo Lilibeo. E di qui comincia il nostro viaggio lungo le rive del Tirreno, fino in Liguria, fino a Quarto. Su quell'orizzonte, la mattina dell'11 maggio 1860, comparvero il Piemonte e il Lombardo, le due navi di Garibaldi. E quella laggiù è Marsala, il porto dove sbarcarono i mille. La storia della liberazione della Sicilia sarebbe per noi una leggenda, una favola, quasi un mito, se non potessimo leggerla in un libro straordinario, in un libro meraviglioso, che è tutto verità e allo stesso tempo tutto poesia. Da Quarto al Volturno, di Cesare Abba. Piccolo legno veniva da terra, bandiera inglese. Allora Bixio gridò facendo tromba con le mani: «Dite a Genova che il generale Garibaldi è sbarcato a Marsala, oggi, a un'ora pomeridiana!» Sul piccolo legno fu un levar di mani, un batter di applausi, uno sventolare di fazzoletti, «Evviva! Viva! Viva!» Eccola lì, Marsala, le sue mura, le sue case bianche, il verde dei suoi giardini, il bel declivio che ha dinanzi. Nel porto, poco naviglio, una nave da guerra sta alla fonda e si è tutta pavesata. «Pronti, figlioli!» grida Bixio. «E se avesse la forza, ci lancerebbe in un colpo alla riva!» Questa è la banchina del porto di Marsala e questa è la scaletta dove è tradizione che abbia messo piede Garibaldi l'11 maggio 1860. Cittadini di Marsala, invitate tutti i comuni dell'isola a seguire il vostro esempio. Il vostro voto sarà il punto di partenza alla trasformazione politica del nostro paese. Questo è un proclama inviato da Crispi ai cittadini di Marsala in occasione dello sbarco dei garibaldini. Crispi era giovane allora, era anche lui con Garibaldi. Mi ricordo che un mio professore di liceo, il professor Oddone, era venuto a Marsala o a Trapani, commissario d'esami, e raccontava sempre un fatto. Adesso io lo rifaccio un pochettino, Diceva: «Sono stato a Marsala, sa, veda, e ho visto il monumento ai garibaldini. Giace là, scomposto, non è mai stato edificato. Le lapidi, i capitelli, tutto è pronto e non lo edificano.» Sono passati altrettanti anni forse e siamo ancora qui e come vedete queste lapidi, questi capitelli, queste colonne mozze sono in questo stato. Il monumento è sempre allo stesso punto. La falsificazione folcloristica. Eppure, questa volta devo arrendermi all'evidenza. Questi scaricatori di sale, siamo alle saline di Trapani, lavorano e cantano.
Ma scusi, che cosa canta lei? Canzonette americane. Americane? Americane. Vuoi scherzare? No, senta, sul serio. Che cosa canta? Conda i coffetti. Come? Coffette, conda i coffetti di sale. Come i coffetti? Le conda ho uno capito. Uno. Le conda non uno, canta, uno. Conta. Conda. Ah, volevo ben dire, ecco, avete visto come sono le cose? Questo qui non è che canta. Questo conta uno a uno tutti i secchi di sale che va in barca. E vanno a finire in barca. Ho capito. La melodia serve soltanto per dare un poco... L'energia. L'energia del lavoro, per dare un po' di incitamento. Sì. Questo serve per segnare le salme che fanno. Cosa sarebbero le salme? Le salme dei coffetti che contano. Ogni 16 coffetti... Ogni 16 secchi? Fa una salma. Fa una salma. Mi faccia vedere. E io segno, metto dentro un buco di questo. Lo porta avanti. La melodia, come voi sentite, è araba. Esiste un grande pregiudizio contro gli arabi, ma bisogna dire che, specialmente al tempo in cui gli arabi occuparono la Sicilia, erano apportatori di una grandissima civiltà. L'algebra, l'astronomia sono arabe. E perfino i gelati, che i parigini dicono che li hanno inventati loro. No, sono stati gli arabi che li hanno insegnati ai siciliani e i siciliani che li hanno insegnati ai parigini. Esiste un'opera fondamentale, una grande opera. Storia dei musulmani di Sicilia, di Michele Amari. Sono 5 grossi volumi, così, che non ho portato con me. E che del resto devo confessare, confesso la mia ignoranza, non ho mai letto, se non a brevi tratti. Scusi. Prego. Senta, lei e i suoi compagni, quante ore lavorate qua? Quante ore lavoriamo? Sì. 8 ore, 9 ore, 10 ore. Quante barche abbiamo? A quante barche avete? Sì. E quando finite il lavoro cosa fate? Andiamo a casa. E dove state? Qui alla marina, questa è la marina, questa è più sopra. Sempre da Trapani. E le ore libere dal lavoro come le impiega? Come le impiegamo? Le... Sì. Andiamo a qualche cinema. Qualche cinema? Sì. Cinema, spettacolo, c'è qualche cosa? C'è legge lei qualche cosa? Leggo qualche romanzo, lo leggo. Ma no, nell'estate, nell'inverno se nell'inverno, legge. Che romanzi legge? Che romanzo le legge? Per esempio, me ne dica uno. Che cosa, il romanzo che io sì, leggo? Sì, che ha letto, me ne dica uno. Ho letto Romeo, ho letto La figlia della portunaia, ho letto I moschettieri, ho letto... Hai 3 moschettieri di Dumas? Sì. Ah, bene, complimenti. Com'è il suo nome? In Garbona Salvatore. Carovana si è portata da Marsala a Palermo seguendo l'itinerario garibaldino. Arriviamo così nella capitale della Sicilia alle spalle e la vediamo dall'alto della collina di Gibilrossa come vi arrivò e la vide Garibaldi 100 anni fa. È aperto o chiuso? Sì, è aperto. Si accomodi. Grazie. Senta un po', ma
Ma come mai così presto la mattina? Io, questa è una cosa che mi ha sbalordito, fra uno dei meriti. Ci sono molti motivi. Uno è quello di poter dare la possibilità a certo pubblico di venire in libreria in determinate ore, prima di andare in ufficio, per esempio. Ah, ma questa stamattina, per esempio, prima di me, è venuto qualcuno prima no, di me? No, ancora no. Lei ancora è il primo cliente. Io sono il primo cliente. Allora, senta, escludiamo me per oggi. Va bene. Io comprerò dei libri, certamente, ma escludiamo me. Ma, mi permette di aspettare qua il primo cliente che viene? Così insieme vediamo che cosa compra, che cosa diavolo ha questo... Vediamo cosa vuole, sì. Vediamo cosa vuole. Intanto vorrei vedere un po' si accorge, che è immenso. Si accorge. Ah, ho capito adesso perché quei miei amici mi lodavano tanto questa libreria. Ci sono queste commesse così carine, eh? Questa forse è una delle ragioni. No, a parte scherzi, io capisco che anche questo può giovare alla diffusione del libro. Fa parte della presentazione, è un po' come il titolo, come una bella copertina. Adesso poi c'è anche la moda di presentare i libri avvolti in cellofane. Per quanto a me il libro piace di più nudo. Senta, soldati, se io ho un merito per la diffusione del libro è quello di avere creato un reparto esclusivamente dedicato ai bambini. Hanno i banchi piccoli, hanno i tavoli piccoli e hanno le commesse piccole, adatte per loro. Che sarebbe quello? Che sarebbe quello, in maniera che possono stare liberamente. Spesso capita che le mamme la mattina lasciano i loro piccoli qua, vanno a fare le loro faccende e dopo rientrano. Insomma, noi ci sforziamo di togliere la paura del libro. E se incominciamo da bambini, molto meglio. Caro Falcovio, voglio dire una cosa in confidenza. Sa un po' qual è il senso di questo viaggio che io sto facendo per la televisione? È proprio questo che dice lei. Cercare che la gente abbia meno paura del libro. Che la gente spinga la porta e veda tutto quello che c'è di là. Perché è una cosa meravigliosa. Se gli italiani leggessero di più, molti problemi che non hanno niente a che fare apparentemente con la cultura sarebbero belle che risolti. Oh, ma c'è qualcuno? Permette che senta io. Sarei curioso di vedere che libro vogliono. Grazie. Grazie. Che cosa volete? Desideravamo un po' di carta da scrivere. E tu? Lo stesso, siamo la stessa parete. Ah, ho capito, voi non siete di quelli che leggete, voi siete di quelli che scriviamo. Che scrivete. Beh, ma questa non è una cartolibreria, questa è una libreria pura. No, no, un momento, a chi scrivete? Alla ragazza che è in villeggiatore. E tu? Anche lo stesso. Beh, senta, Flaccovio. Sì? Vuole accontentare questi marinai e dare un po' di carta da scrivere, di carta da lettere? Sì, volentieri. Ecco, andate. Cosa credete, che questi siano qui per guardare i libri, per guardare le vetrine? Quei libri, no. Purtroppo no, magari. No, sono qui semplicemente perché sono stati richiamati dalla televisione, hanno visto fuori i cavi, il camion, le luci. Ma chissà, un giorno quante cose cambieranno. We'll be right back.
Vede, signorina, la gente che abbiamo osservato sarebbe quella di cui Gobineau, il grande teorico del razzismo, disse: non è umanità, è pulviscolo umano. Beh, assistendo a questo spettacolo trionfante, si sarebbe quasi tentati di dargli ragione. Ma le assicuro che avvicinandoli si fanno delle scoperte prodigiose, degli incontri straordinari. Ci si accorge che questi uomini sono custodi di una tradizione civilissima, di una tradizione antichissima, e sono quindi capaci di qualsiasi sorpresa, di qualsiasi rinascita. Il futuro, come dice Carlo Levi nel suo libro, il futuro ha un cuore antico. Chi sono questi due che combattono? Uno è Renardo e uno è Ferrao. Ma tu tutte le sere vieni qua? Sì. Per 7 anni che sei venuto qua. Allora, senti un po', che età c'hai adesso? Io 15. Quindi dall'età di 8 anni che vieni qua. E tutte le sere vieni qua allo stesso spettacolo? No, ogni sera cambia. Ogni sera cambia? Sì. E non lo ripete mai? No, mai. Ma cambia sempre? Sì, cambia ogni sera. Vabbè, ma per quanto tempo non cambia? No, per sempre. Fino a che finisce la storia. E quanto dura la storia? Un anno. Un anno? Un mese, così, secondo... Un anno intero, lui cambia, cioè 365 spettacoli diversi, tutte le serie diverse. Sì, e la storia che continua, sempre sì, Orlando e i Paladini di Francia. Orlando e i Paladini. Oh, adesso PG, attenzione. Orlando con la bella Angelica lascia il gataio e si appresta ad andare verso Parigi. Ma arriva nel castello della morte, in cui si incontra col ferocissimo gigante Pulicano. Angelica, ecco, ci siamo arrivati in questo bellissimo castello, guarda, nel quale ho intenzione di alloggiare per questa notte, non ti sembra? Ma certo, per me sarebbe di molto vantaggio riposare perché stanca. Si è esausta di forze, egregio Orlando. E allora darò fiato alla mia tromba, chiamando il castellano a Parlamento. Armate! Non dare più avanti! Un colosso? Armate! Dove andare, cavaliere? Adesso c'è una scena. Quello chi è? Orlando? Quello sì. Sì, Orlando, Angelica. E quello è un gigante. Gigante. Come si chiama, gigante? Il gigante si chiama... Pulicano. Pulicano, come si chiama? No, un momento, Pulicano. Pulicano, anche la bambina lo sa, anche tu lo vedi sempre. Pulicano. Quando io gli insegnerò il giudizio costui, sarò pronta, Orlando. E allora, amico, difendesi, se carti sia la vita. Ti mangerò l'anima, Barbagometto, a noi. Mastro Argento! Eccomi! Può tirare su il sipario? Sì! Venga, venga giù! Ecco, si faccia vedere ai nostri telespettatori. Ecco il puparo di Palermo, Argento... Giuseppe. Argento Giuseppe. Lei è puparo, chiamate puparo? Sì, no? Gergo siciliano. Gergo siciliano. Suo padre? Pure puparo. Suo nonno? No. Suo nonno no. Aveva il pastificio. Un pastificio. Però lei ce l'ha nel sangue, come fa a sapere... 365 rappresentazioni diverse. Ci sono nato. Vabbè, ma insomma, gliel'ha insegnato suo padre? Mio padre, sì. E suo padre come mai è diventato puparo, lo sa? Perché ha frequentato un altro locale.
Sì. E hai imparato? Sempre da ragazzino, hai imparato anche questa storia. E queste cose le sa di memoria o le ha scritte in un libro? Ce le so, gran parte a memoria, in parte me devo consultare nel libro, o nel copione, meglio dico. Ma lei ha il copione? Sì. Me lo può far vedere? Un momento. Ah, grazie. Eccomi. E questo? L'ha scritto lei, questo? Sì. Ma ha scritto, l'ha copiato? L'ho copiato da mio padre. Ma guarda che bello. Che bella calligrafia. È una bellissima calligrafia. E quando l'ha copiato? Dopo il ritornato dalla prigionia. Ah, non in, in prigionia? No, no, dopo il ritornato dalla prigionia. Che mio padre lo scrisse nel 1893. E dove è stato in prigionia lei? Sono stato prima in Egitto, presso a Tobruk. Sì. Poi Ceylon, Ceylon Bangalore, Bangalore Sydney, Melbourne Italia. Beh, anche questa è una forma di letteratura, anche questa, no? Questo qui sarebbe un libro che un giorno o l'altro io mi auguro che sia stampato. A Palermo un giorno di più, perché era la festa di Santa Rosalia. E capisco per la prima volta quella bellissima poesia di Mameli che dice: io vi dico in verità, quando un popolo si desta, Dio si mette alla sua testa, la sua folgore gli dà. Si volte, provi, senta, senta, lei artificiere, lei, senta, lei, e lei, suo padre faceva già questo mestiere? E suo nonno anche? Pure. E come ha studiato? L'ha studiato così? L'ha studiato per metodo di pratica, l'abbiamo fatta, per metodo di pratica. Ci sono dei libri anche? No, i libri sono tutti falsi. Tutti falsi? Tutti falsi sono i libri, per metodo dell'intelligenza. Senta, ma quando lei non fa l'artificiere, cosa fa? Niente, non c'è niente da fare, perché sono nato nella polvere.